Cassino sarà sede del Tribunale Circondariale della Famiglia, dove si terranno tutti i procedimenti riguardanti i rapporti familiari e di minori. Aumenta così l'importanza del Foro Cassinate, che si appresta a vivere il proprio 161esimo anno di vita. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Clino Pompei, responsabile della sezione territoriale per il Tribunale di Cassino dell'AMI, Avvocati Matrimonialisti Italiani. Verranno trattati tutti i procedimenti relativi ai rapporti familiari e ai minori. La legge Cartabia ha istituito il Tribunale Unito della Famiglia, che si articolerà in sezioni distrettuali, quindi presso la Corte d'Appello di Roma in questo caso, e sezioni circondariali, appunto quello del nostro Tribunale di Cassino. Qui già vengono trattate un numero importante di procedimenti. Nell'ambito della riforma del processo civile è stato finalmente istituito il nuovo Tribunale Unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si darà così l'addio al dualismo tra tribunali per i minorenni e sezioni famiglia dei tribunali ordinari. Tutte le controversie che riguardano i rapporti familiari e i minori saranno trattate da un unico tribunale. Tutte le famiglie del circondario, il circondario di Gaeta ha un territorio vastissimo che va dai confini con l'Abruzzo sino al Golfo di Gaeta nella sua intera estensione. Ecco, tutte queste famiglie, ma in particolare i minori, non dovranno più sottoporsi a dei viaggi logoranti presso il Tribunale dei Minori di Roma. Viene anche garantito il principio di prossimità del giudice con le parti del processo ed in particolare con il minore. Non è facile far comprendere a un minore la necessità di sottoporsi a un viaggio del genere, di andare in queste situazioni. La vicinanza, riteniamo, ecco, il tribunale di prossimità. È fondamentale avere un giudice di prossimità, perché si riesce a gestire in un proprio ambito, e quindi anche per persone che non riescono a comprendere magari in maniera adeguata, come possono essere dei minori, è molto più semplice comprendere l'importanza eventualmente di un tribunale così vicino. Cassino avrà il proprio tribunale circondariale competente per tutte le controversie civili, sia quelle affidate al tribunale per i minorenni, sia per gli atti urgenti di tutela del minore posti in essere dalla pubblica autorità, sia per le misure relative all'affido ai sensi della legge numero 184 del 1983, e sia infine per tutte le competenze già attribuite al Tribunale Ordinario sullo Stato, la capacità delle persone, la famiglia, le unioni civili, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti di risarcimento del danno endofamiliare. Può tradursi anche in una maggiore velocità nella giustizia? Allora, intanto la legge Cartabia, ecco, ti ringrazio della domanda perché è pertinentissima, perché abbiamo uno snellimento con la nuova legge dell'intero processo civile, ma è importante quello della famiglia, perché nella famiglia è chiaro che tutte le lungaggini dei vari procedimenti sono dannose in maniera incredibile, quindi avremo uno snellimento. Fondamentale la specializzazione dei giudici, che è prevista dai magistrati, è prevista nella nuova legge, quindi avranno una loro formazione specifica, verranno assegnati esclusivamente a questi ruoli. Io devo dire che, essendo responsabile territoriale dell'AMI, degli Avvocati Matrimonialisti Italiani per il Tribunale di Cassino, come AMI noi abbiamo da sempre sostenuto l'importanza anche della specializzazione degli altri profili professionali.